Les femmes aiment, luttent, souffrent, espèrent. Elles sont fatales, soumises, filles, mères, amantes et militantes. Elles sont les combattantes du quotidien. Questa sera, il coro Voilà dà voce alle donne che hanno lottato per affermare i loro diritti, la loro dignità, e non hanno avuto paura di andare oltre, oltre confine, cioè oltre i limiti imposti dagli uomini, dalla società, dalle culture, dalle religioni. Combattenti del quotidiano sono le donne che per amore attraversano le montagne che segnano i confini tra le nazioni e non temono di affrontare avversità e pericoli. E il rifiuto di chi non le ama. Da sempre le donne combattono tutte le lotte dei loro uomini. Nei canti di filande e di risaia della fine dell'Ottocento, però, si limitano a lamentarsi o a denunciare le pesanti condizioni di lavoro, gli inadeguati compesi. Ma all'inizio del 1900, eccola. È la prima canzone di lotta proletaria femminile, che proclama a gran voce: mogli e figlie sudafricane in lotta contro l'apartheid scendono in strada denunciando con il loro canto in dialetto xhosa la sparizione dei fratelli, dei mariti, dei figli. La coraggiosa Miriam Makeba oltrepasserà anche i confini del mare per denunciare in tutto il mondo l'iniqua politica razzista. Give me tanta zo, oh give me tanta zo.
le donne diventano sempre più consapevoli di avere il diritto di decidere per se stesse. La rivoluzione delle giovani degli anni 60 è celebrata nel musical Hair, che canta di pace, di libertà e di amore. Les femmes ont fait entendre leur voix dans la rue, dans un micro, et en 1946, dans les urnes. 70 anni fa, finalmente, anche in Italia le donne potevano votare. La straordinaria partecipazione delle donne alla resistenza e alla lotta di liberazione ha dato la forza e la convinzione per reclamare il diritto di voto. È stata la molla che ha spinto le donne a battersi per ottenere quella basilare conquista. Ed è ciò che celebra la ballata delle donne, poesia di Edoardo Sanguinetti, nella composizione di Massimiliano D'Ambrosio, che ringraziamo di cuore perché ci ha gentilmente concesso di eseguirla. Questo dolce inno alla donna ci è piaciuto subito molto, perché comunica serenità, pace, forza e speranza. Speranza che a tutte le donne, dappertutto nel mondo, vengano riconosciuti diritti, opportunità e giustizia. Non potevamo davvero concludere diversamente.